giorno numero 2 per il trofeo delle regioni Giampaolo Marinoni, sempre sul circuito Santa Barbara, ospiti del motoclub Pellicorsi. Vince la Toscana questo ambito trofeo, una manifestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, un successo decretato anche dai 123 concorrenti provenienti da ben 18 regioni d'Italia. Trofeo delle Regioni 2021, sia Alberto Monresi che Giampaolo Marinoni. Siamo con Andrea Bartolini. Andrea, innanzitutto è la prima tua esperienza al Trofeo delle Regioni, il primo che vedi? Sì, dai, non l'ho mai visto, anche dai quanto dai correvo io non l'ho mai corso, ed è bello vedere dai tutte le regioni, mi sembra un nazioni dai, in Italia, cioè perché ci sono dai 18 regioni, tanti ragazzi dai piccoli fino alle Mix 1, e dai, è una bella festa, molto bella. Penso sia un motivo di crescita anche per i ragazzi dello Junior che insomma abbiamo seguito in prima persona, poter correre lo stesso giorno insieme ai grandi su una pista di un certo livello che poi va insomma a essere sempre più difficoltosa con il passaggio anche dei quattro tempi o dei 125, quindi diciamo un altro step per la crescita del nostro vivaio. Sì, perché hai dei bimbi di 9-10 anni che vedono correre anche dai grandi e dai, si fanno dai una bella dai esperienza. E poi dai, su una pista come oggi, che dai, lavorando molto bene anche nel terreno, hanno dai una pista da mondiale oggi. Bene, allora vedremo come andranno le gare. Appuntamento a più tardi al podio. Grazie Andrea. Okay, ciao, un saluto a tutti. E siamo anche col coordinatore nazionale motocross Roberto Rustichelli. Roberto, un anno di stop per il Trofeo delle Regioni, è bello finalmente ripartire e ritrovarsi qui con tutti i colori e tutta questa magica atmosfera. Sì, bellissimo, l'atmosfera del Trofeo delle Regioni è unica, la formula che è arrivata alla seconda edizione del trofeo unico ci regala un paddock coloratissimo, vivo, abbiamo dovuto mettere in pista 30.000 metri di spazio per ospitare tutti, quindi dopo il periodo grigio che abbiamo avuto è una festa bellissima per il nostro sport. Ecco, per quanto riguarda l'attività in pista, abbiamo visto gare combattute mai scontate e quindi diciamo il giusto modo per concludere sia la stagione riservata agli junior che anche ai grandi. Sì, nonostante al Trofeo delle Regioni si tenda ad avere una pista facile un po' alla portata di tutti, poi però la competizione è sempre vivissima, stasera lo sarà ancora di più e abbiamo la fortuna di essere ospitati da una struttura all'altezza della situazione che riesce ecco, a preparare al di là della logistica anche un percorso adeguato allo scopo e alla gara. Grazie Roberto, ci gustiamo le gare. Grazie a voi, buon divertimento a tutti. E dopo aver sentito le parole del coordinatore nazionale motocross Roberto Rustichelli, responsabile del gruppo giovanile Andrea Bartolini, siamo pronti ad iniziare con la sintesi delle gare. Si parte dalla classe senior 85, ricordiamo che in gara 2 si assegna lo shot pro grip. Ed il più veloce ancora una volta è Nicolò Mannini che scatta velocissimo, ecco il replay dell'all shot pro grip, il toscano si porta a casa questo primo ambito trofeo. Andiamo a vedere nel frattempo tutto il gruppo nel corso delle prime fasi, tanti i piloti in lotta che stanno duellando, ma attenzione al terzetto di testa con Mannini, poi il numero 15 Gaspari che cade e lascia aperta la strada a Barbieri che abbiamo visto con il numero 12, ricordiamo che corre per la regione Liguria. Abbiamo intravisto anche Samuele Mecchi, autore di una rimonta veramente impressionante con il numero 8 ed il numero 10 Giorgio Orlando. Ed ecco la lotta per le primissime posizioni di questa gara 2, il tutto mentre vediamo indisturbato al
comando sempre Mattia Barbieri. E qui la lotta ancora tra Mannini, numero 7 Toscana, ed il numero 10 Giorgio Orlando. Abbiamo visto per un istante inquadrato anche con il numero 1 Francesco Zoriaco alle prese con una rimonta difficoltosa. Nel frattempo Alessandro Gaspari risale velocemente sul gruppo e addirittura si porta in seconda posizione. Vince però Mattia Barbieri, che fa guadagnare punti importanti alla Liguria. Seconda posizione per il Veneto con Alessandro Gaspari, terza posizione per la Liguria con Giorgio Orlando. Siamo pronti al via anche di gara 2 della classe 85 Junior. Giù il cancello, vediamo chi sarà il più veloce al via di questa classe. Nel frattempo il contatto, abbiamo visto il numero 14 Michele Piccoli che ha toccato la ruota posteriore del numero 22 Colonnelli e lì si è innescata una caduta a catena. Intanto all shot pro grip per David Cracco, abbiamo visto essere il più veloce, e poi immagini ancora per la caduta senza conseguenze. Vediamo il replay e proprio il contatto, mentre il numero 22 Colonnelli per il Lazio riesce a proseguire il suo cammino evitando di cadere. Intanto davanti a tutti Riccardo Pini, numero 1, che abbiamo visto indisturbato al comando, ritmo veramente impressionante per il Lombardo, che è riuscito a mettere dietro di sé un po' di terreno. L'abbiamo visto inquadrato col numero 15 David Cracco, velocissimo in seconda posizione, era alle prese con Colonnelli, ma risale poi il numero 16 Nicolò Alvisi, che riuscirà sul finale a guadagnare la seconda posizione. Intanto vediamo Riccardo Pini alle prese con i doppiaggi e poi la sua azione sui salti del circuito Santa Barbara di Ponte Aegola. Ecco, qui siamo nella serie ritmica, abbiamo visto Pini indisturbato al comando, mentre in seconda posizione risale il numero 16 Alvisi, che sta per superare Cracco. Qui ancora la fase di lotta tra i due, ma sarà Alvisi ad emergere sul finale. Ecco proprio il momento in cui David Cracco, numero 15 Veneto, deve subire l'attacco di Nicolò Alvisi, mentre Riccardo Pini festeggia la vittoria di questa gara 2 contribuendo a punti preziosi per la Lombardia. Seconda posizione Nicolò Alvisi, Emilia Romagna, e la terza posizione per il Veneto con David Cracco. Abbiamo visto arrivare anche il numero 8 Mondaini Andreini, che corre per la Toscana, mentre inquadrato per qualche istante Michele Fanton, che gioisce per il risultato del Veneto David Cracco. Siamo pronti al via anche della classe 65 cadetti, vediamo chi sarà il più veloce a portarsi a casa questa all shot pro grip, ed è ancora Andrea Uccellini il più veloce allo start. Vediamo il replay con Edo Riganti, che ha provato a rispondere a Uccellini al via, ma è stato più veloce. Abbiamo visto inquadrato anche Francesco Assini, numero 2, anche lui lombardo, grande protagonista insieme a Riganti di questa classe. Ma è stata una cavalcata indisturbata per Andrea Uccellini, che ha portato due primi posti alla Toscana e ha contribuito notevolmente al successo di fine giornata. Abbiamo visto intanto i due lombardi, Edo Riganti numero 1 ed il numero 2 Francesco Assini, mentre le immagini tornano ancora su Andrea Uccellini. Di nuovo l'azione di Edoardo Riganti in sella alla sua Yamaha, grande protagonista con due secondi posti, anche se Uccellini ha veramente sbaragliato la concorrenza. Buon terzo posto per Francesco Assini, numero 2 qui inquadrato, e da segnalare anche la buonissima prestazione per l'Umbria di Riccardo Mescolini, che ha preceduto Marco Vicchio. Ecco tutto il resto del gruppo, abbiamo visto per un istante inquadrato il numero 17 Campoduni, mentre la vittoria di Andrea Uccellini,
che porta la Toscana sul gradino più alto del podio del trofeo Giampaolo Marinoni. Andiamo a vedere la classifica riservata alle regioni con Toscana 22 punti, poi a seguire Lombardia, Emilia-Romagna sul secondo e terzo gradino del podio. E intanto vediamo anche i festeggiamenti per tutto il team toscano guidato dal responsabile Stefano Milani. E tra poco andremo proprio a sentire Stefano Milani, ma non solo, anche il presidente del comitato regionale della Toscana, ovvero Alessandro Roscelli. Interviste e poi torniamo con il podio di giornata. Allora, Toscana che ha appena vinto il trofeo delle regioni Giampaolo Marinoni. Siamo con Stefano Milani, responsabile della squadra. Stefano, come si sta sul gradino più alto del podio? Si sta emozionatissimi. Sono molto emozionato. I ragazzi hanno fatto un lavoro di squadra allucinante. Si sono comportati come se fossero davvero dei piloti già fatti, e in effetti lo sono. Io sono estremamente felice, potrebbe anche davvero succedere qualsiasi cosa, ora sono contentissimo e vorrei che questa mia felicità la potessi trasmettere a tutti loro, insomma, e anche a tutti voi. 3, 2, 1, piango, basta così. Siamo con il presidente del Core Toscana, Alessandro Roscelli, con dietro tutta la squadra. Complimenti, vittoria in casa qui sul Santa Barbara. Intanto io ringrazio sicuramente tutti i ragazzi che ci hanno dato veramente il massimo. Io come presidente non posso che essere soddisfatto del risultato, del prestigioso poi trofeo ottenuto. E io ringrazio i ragazzi, i genitori, Stefano Milani. E soprattutto io come presidente ho cercato di mettere a disposizione tutte le risorse possibili insieme a un gruppo di tecnici per seguire la squadra. Grazie a tutti, sono contentissimo. Le immagini più suggestive con i piloti toscani in azione, un grande Enea Alamanni, ma soprattutto anche un grande Andrea Uccellini. Qui vediamo Nicolò Mannini in action e ci prepariamo per il podio e soprattutto la festa finale di questo trofeo Giampaolo Marinoni. Ed ecco la premiazione del podio con tutto lo staff di Federazione Motociclistica Italiana, ma anche il presidente del motoclub Pellicorse, Giorgio Sardi. Ricordiamo, quinta regione classificata il Veneto, al quarto posto il Piemonte, al terzo posto l'Emilia-Romagna e poi si va con la Lombardia e la Toscana, qui premiata da Andrea Bartolini, coordinatore nazionale gruppo giovani, mentre si va anche con le medaglie insieme a Roberto Rustichelli, che consegna la medaglia di bronzo all'Emilia-Romagna, la medaglia d'argento alla Lombardia e la medaglia d'oro alla Toscana, che vediamo festeggiare proprio in questo istante. E dopo il podio siamo riusciti a raggiungere i tre piloti più veloci della Toscana che sentiamo ai nostri microfoni. Siamo al podio con la Toscana, la squadra vincitrice. Abbiamo qua i migliori tre rappresentanti. Grazie a loro si è riusciti a giungere a questo importante risultato in terra toscana. Andrea Uccellini, Nicky Mannini ed Enea Alamanni. Iniziamo da Andrea. Vai Andrea. È andata benissimo, è il mio primo titolo vinto con la Toscana. Sono contentissimo. Un'esperienza così credo che non la potrò mai più rivivere. E sono stati tutti grandissimi, tutto il team. Passo la parola a Enea Alamanni. Ciao, sono Enea Alamanni e oggi siamo qui a Pontegola per il trofeo delle regioni. Sono molto contento perché abbiamo vinto. Ringrazio il team, ringrazio la famiglia, ringrazio Floriano Raspanti e Caparvi Racing. Passo la parola a Mannini. Ciao a tutti, sono contentissimo di questa vittoria e me l'aspettavo perché loro sono dei grandi. E sono contento, ringrazio il mio team, Floriano Raspanti e tutte le persone che mi aiutano. Insomma.
Come sempre, anche questa edizione del Trofeo delle Regioni Giampaolo Marinoni si è rivelata una grande giornata di sport, al termine della quale tutti felici si sono incontrati sopra e sotto il podio con le divise delle proprie regioni. Appuntamento quindi all'edizione 2022 e viva come sempre il motocross!